Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento settimanale che racconta le attività del Parlamentino della Regione Toscana. Noi andiamo subito. Tra i temi discussi in aula si è parlato di Fidi Toscana con una comunicazione da parte della Giunta sulla ristrutturazione e sull'orientamento futuro dell'Agenzia per il sostegno al finanziamento al credito della Regione Toscana. Andiamo ad ascoltare gli interventi dei gruppi politici su questo tema molto importante per l'economia della Toscana, per i bandi e i tanti investimenti che vengono fatti in Regione Toscana che passano spesso dalla gestione di Fidi di Toscana, e noi andiamo ad ascoltare dalle parole dei consiglieri qual è la loro posizione dei gruppi politici su questo delicato argomento. La nostra risoluzione incoraggia l'assessore Marras a continuare in questo percorso che è iniziato nel 2022 con l'obiettivo di trovare degli strumenti anche innovativi per sostenere l'economia toscana e le imprese della nostra regione, soprattutto le piccole e medie imprese, alla luce di dinamiche che sono in continuo mutamento. Gli obiettivi che furono delineati già anni fa furono quelli della creazione di una vera e propria agenzia per lo sviluppo, individuata in Sviluppo Toscana, che tra l'altro ha ampliato anche il proprio raggio d'azione sulle materie relative al PNRR e relative alla sanità. Individuare in Sici Toscana una società che tra l'altro è partecipata dall'Umbria, che ci sta creando qualche problema perché ha detto di non essere interessata, come una società in house in diretta per dedicarla a quella che è il campo della finanza innovativa, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese. In più, questa strategia prevedeva invece per Fidi Toscana la messa sul mercato di alcune quote con il ridimensionamento delle partecipazioni della regione per dare l'opportunità ad altri partner privati di poter fare il loro ingresso e portare non soltanto il contributo dal punto di vista della partecipazione nel capitale, ma anche per indicare delle strade, delle soluzioni e dei campi innovativi, che tra l'altro sono già stati anche individuati e inseriti nell'operatività di Fidi Toscana. Penso per esempio al supporto al terzo settore, penso alle garanzie per quanto riguarda ad esempio progetti di carattere culturale oppure per quanto riguarda realizzazione di infrastrutture. Aviva si mette dalla parte delle imprese toscane che hanno bisogno e necessità di avere soggetti finanziari in grado di agevolare le proprie attività, ma soprattutto di agevolare la ricerca dei finanziamenti comunitari. Noi riteniamo positivo il lavoro che sta facendo in questi anni di crescita e sviluppo Toscana, che è una delle partecipate in house della Regione Toscana, e riteniamo che Fidi Toscana debba modificare il proprio status naturale. Quindi è evidente che ha un percorso in questo momento attivo rispetto alle proprie stanze di bilancio, ma che dovrà trovare nei prossimi 2 o 3 anni una definizione definitiva. Noi non escludiamo anche l'opzione della possibilità da parte di Sviluppo Toscana di poter comprendere le attività che oggi svolge complessivamente Fidi Toscana, che nel frattempo prosegue nel sostegno di garanzia alle imprese toscane, soprattutto per finanziamenti erogati nei momenti delle crisi più forti che la Toscana ha dovuto vivere. È evidente che Italia Viva sosterrà ogni forma di riorganizzazione delle partecipate toscane. Il fine non è tanto dare vita o strutturare o difendere quello che è una società in house, è quello che è fondamentale per quanto ci riguarda avere degli strumenti
facili, agevoli, semplici, dinamici, che possono sostenere le imprese toscane soprattutto nella ricerca dei finanziamenti e nel cofinanziamento degli stessi. Credo che questo sia uno strumento fondamentale per fare in modo che il mondo dell'impresa toscana possa lavorare con dinamicità e trovare la Regione Toscana al proprio fianco. Fidi Toscana rappresenta il più grande fallimento della giunta Gianni, cioè il tutto e il contrario di tutti. Gianni nel 2020 si candidò dicendo che avrebbe voluto comprare le quote non di proprietà della regione di Fidi Toscana per farne una finanziaria regionale, idea a nostro punto di vista corretto. È finito per mettere in vendita le quote di proprietà della regione Toscana, quindi facendo l'esatto contrario. Adesso si ritorna sui propri passi un'altra volta. Insomma, questa maggioranza ha esaurito il proprio ruolo di governo della regione, sballottandosi da una parte all'altra. Vedete, quando parliamo di queste cose sembrano diciamo neutre rispetto al contesto. In realtà non è così. Il governo Meloni interviene, stanzia i soldi per rifinanziare la cassa integrazione rispetto alle crisi della moda e alle ditte che soffrono la crisi della moda. Dall'altra parte la regione toscana è incapace di mettere in campo un'azione di governo di quella crisi e avere a disposizione oggi una finanziaria regionale che potesse intervenire in quei contesti, avere a disposizione oggi una finanziaria regionale che potesse sostenere il nostro tessuto imprenditoriale, le piccole e le medie aziende toscane che attraversano una crisi strutturale ma che pure rappresentano un'eccellenza a livello mondiale, sarebbe stato necessario e sarebbe stato fondamentale. Quindi da una parte c'è il governo Meloni, il governo nazionale, che dà risposte alle aziende e alle imprese anche toscane con le iniziative prese proprio negli scorsi giorni, dall'altra c'è una giunta regionale che sbanda in qua e là, non sa che cosa vuol fare, dice tutto e il contrario di tutto, e soprattutto in Toscana non abbiamo una finanza regionale in grado di sostenere il nostro tessuto imprenditoriale, le nostre aziende, i nostri enti locali rispetto a un contesto difficile. Sì, io credo che in politica ci voglia anche il coraggio di assumersi le proprie responsabilità quando si fanno degli errori strategici, e questo è uno dei casi lampanti di questa legislatura. Fidi in questo momento non ha una mission, non ha una struttura, chiude il bilancio per la prima volta in pareggio, forse con un avanzo esclusivamente perché sono stati spostati dei dipendenti da Fidi a Sviluppo Toscana, che invece per la prima volta chiuderà in perdita proprio per aver acquisito queste ulteriori forze lavoro. Ci aspettavamo una comunicazione che guardasse lontano in termini di garanzia, in termini di missione, in termini di riorganizzazione di quella che noi riteniamo, lo abbiamo sempre detto in questi anni di legislatura, una società strategica per la Regione Toscana, per le nostre imprese, per i nostri distretti industriali. Invece ancora oggi, a distanza di 4 anni da quella che è stata una scelta che noi abbiamo definito scellerata, cioè quella di mandare allo sbando, perché così oggi mandare allo sbando una società come quella di Fidi Toscana, non sappiamo quali sono le volontà politiche e le scelte strategiche che la giunta regionale, ad un anno dalla chiusura di questo mandato, vuol porre in termini di Fidi Toscana. E purtroppo non lo sappiamo nemmeno in termini di Sviluppo Toscana, perché sembrava che tutto si spostasse, che tutto acquisisse in termini di competenze Sviluppo Toscana, ma così non è stato. Non sappiamo quale sarà il futuro di Sici, se verrà acquisita da o no in toto da Sviluppo Toscana. Quindi dopo 4 anni siamo ancora in alto mare. Noi abbiamo posto delle proposte che sono quelle di riacquisire le quote di Fidi e inglobarla in Sviluppo Toscana, oppure di dare a Fidi Toscana una mission diversa, che è quella di garanzia per quanto riguarda il terzo settore, di cui tanto ne ha in termini strategici da dare in Toscana. Tante sono le associazioni del terzo settore che avrebbero bisogno di un appoggio in termini di garanzia da una società come Fidi. Quindi ci possono essere delle strade da percorrere affinché Fidi non svenda totalmente il suo patrimonio, ma continui ad essere una società strategica per la Regione Toscana, perché credo che tanto abbia fatto nel passato, tanto abbia fatto anche nel periodo Covid e tanto abbia ancora da dare a tutti gli imprenditori, a tutti i cittadini toscani. Fidi non può non essere collegato alle altre due società di cui si è parlato, cioè la Sigila e Sviluppo Toscana. Ci sono state varie tempistiche per cui Fidi prima doveva essere una società in house, poi una società da vendere, poi di fatto deve diventare il braccio armato
di Sviluppo Toscana, e su questa io soprattutto in aula mi sono concentrato, perché sostanzialmente è l'ennesimo carrozzone che, dove non c'è una competenza tale da poter rendere utile alle società e alle imprese l'utilizzo della società regionale. E mi spiego meglio. Ho portato ad esempio un concetto di numeri. Nel 2024 51 sono state le collaborazioni esterne rispetto a circa 30 dell'anno precedente, con un esborso di 500.000 euro a fronte di 137.000 del 2023. Ora mi capite e mi dite voi se questo non è il solito caravanserraglio dove ci si mette le persone, ma poi che dovrebbero essere coloro che agevolano le imprese industriali, le imprese artigiane toscane, e invece poi ci si affida a persone esterne per poter rendere loro il servizio. Quindi io credo che abbiamo l'ennesimo fallimento della politica regionale, anche in questo caso per poter sistemare i soliti amici. Ascoltiamo infine due interventi di due consiglieri della provincia di Arezzo, di maggioranza e opposizione, che sono intervenuti sul tema della chimera. Il manufatto etrusco, che a fine ottobre è ritornato ad Arezzo in occasione della mostra del Vasari, che rimarrà, ricordiamo, aperta fino a gennaio, ma noi ascoltiamo i due consiglieri, la loro posizione e anche la loro felicità per il ritorno di questo oggetto molto importante a cui gli aretini sono molto attaccati. Per me è una grandissima soddisfazione, anche perché uno dei primi atti che ho fatto come consigliere regionale eletto nel territorio della provincia di Arezzo è stato proprio quello di cercare di riportare la chimera ad Arezzo, dove è stata ritrovata. E l'atto fu presentato a settembre del 2021, fu spostato in Commissione Cultura, dove io appunto faccio parte come membro di commissione, e in quell'occasione fu emendata dalla maggioranza e furono tolti alcuni punti dalle intenzioni, diciamo, che noi avevamo richiesto, e fu votata all'unanimità con un favore appunto di tutti quanti. Quindi vederla oggi tornare ad Arezzo per me è una grande soddisfazione. E la richiesta appunto che avevamo fatto era quella di utilizzare questo manufatto proprio come volano per il turismo e per appunto l'identità degli aretini. Oggi questo si realizza, rimarrà nella nostra città per tanto tempo e darà sicuramente una grande spinta al nostro turismo e ad approfondire la nostra cultura e la nostra storia che viene dagli Etruschi. Sicuramente il ritorno della chimera è un fatto positivo che di tanto in tanto avviene, è un po' il ritorno a casa di quello che è il simbolo della città e di quella terra. Quindi sarà un'occasione importante anche l'inserimento nella mostra che riguarda il Vasari. Bene ha fatto il Presidente Gianni a sostenere anche questo appuntamento, che sarà sicuramente importante dal punto di vista storico, dal punto di vista scientifico, e che sarà anche in grado di attrarre turisti. Forse era meglio aver collocato questa mostra, cioè, al di fuori della città del Natale, in maniera tale che poteva essere un'occasione per attirare turisti e attuare flussi in città al di fuori di un evento che invece di per sé, parlo della città del Natale, abbiamo visto ne attrae tantissimi. Comunque, cioè, bene che ci sia, bene che la città celebri e ricordi uno dei suoi personaggi più illustri, vale a dire il Vasari. E siamo giunti al termine di questa puntata del Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica settimanale che tratta i temi del Parlamentino della Regione Toscana. Noi ci fermiamo qua e vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni.
Regione Toscana, il Consiglio regionale.